Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaiki. Grazie del vostro sostegno e grazie per l'aiuto. Mettete il like e iscrivetevi al canale. Stiamo finendo la lezione oggi, per giunta è il compleanno del mio primo allievo Giacomo. Sto oggi con il mio secondo allievo Alberto A. Privacy, niente cognome. Comunque sì, vi sto registrando, registreremo un video perché ho pensato che tra qualche giorno ci sarà il seminario di Firenze, perciò il 23 giugno a Scandicci, vicino a Firenze, Simone Ciardini Sensei ha organizzato questo seminario formato da quattro maestri, con me compreso, e sarà tutta la giornata di domenica un seminario di 6 ore con pausa pranzo. Mi raccomando, se volete fermarvi per pranzare insieme a noi, Ciardini Sensei e il suo gruppo stanno organizzando un piccolo buffet, quindi cercate di contattarlo assolutamente via Facebook oppure chiamando direttamente alla palestra che c'è scritto nella locandina, che avrete visto, vedrete tra qualche secondo durante l'intermezzo. Okay? Oggi comunque sia parleremo di due tecniche, Koshinage nello stile Iwama Ryu e il Koshinage del Daito Ryu. Vi voglio fare un raffronto, sì, è un video di tipo vecchio, perché ovviamente oggigiorno sono tutti più verso pugni, calci e compagnia bella. Quello che, per esempio, Ciardini Sensei, nelle chiacchierate che facciamo, definisce, ossia tecniche propedeutiche, io lo definisco come Kion, come base. Infatti non presumete mai che stiamo facendo un combattimento reale. Qui è uno studio, sia nella parte iwamistica che nella parte Daito. È uno studio, si studia un kata geiko, perciò un kata a due, e assieme formiamo il praticante, in questo caso sarò io, il Tori o il Nage o l'Aite, come diciamo nel Daito Ryu. L'Aite impara a fare la tecnica e mano a mano vi metterà nuovi ostacoli per poi renderlo efficace, efficiente durante uno randori o uno shiai. Quindi queste sono fasi successive. Adesso voglio soltanto mostrarvi, come ai vecchi tempi, delle tecniche di base. Quindi ci vediamo tra qualche secondo e vi farò vedere il Koshinage, che significa Koshi, significa anca, Nage vuol dire proiezione, ok? Quindi il primo Koshinage sarà da Kata de Dori, la presa qui al polso, il secondo sarà contro un attacco Yokomenuchi. Poi vi dirò questa cosa, ok? A tra poco. Onashimasu di nuovo, sono Sonkyo Devicho, maestro del Kanko Kanaiki, Hiden Menkyo del Daito Ryu, che viene calcolato come un ottavo Dan, settimo Dan Endas Xain per quanto concerne gli EPS, e sesto Dan di Aikido Endas, ok? Storico, youtuber, eccetera, eccetera, una persona qualsiasi. Comunque oggi sono in divisa, quindi oggi diciamo che condivido da maestro, ok? Allora, quello che bisogna comprendere innanzitutto è che la presa Kata de Dori, nella realtà questo tipo di presa è molto, vi è tolta tutta quei fronzoli, dal realismo, perché dobbiamo studiare la presa per quello che nasce, nel momento in cui ti prendono. Ma se fossimo in una fase di lotta, ci sarebbero vari tipi di prese che nascono proprio da una presa su Kata de Dori, un esempio. Oppure una presa da cosa Dori, ok? Io da qui faccio qualcosa per fare qualcos'altro. Quindi le prese esistono non è soltanto perché una persona avesse la spada. La presa, se andiamo a chiedere a chi fa lotta greco-romana, lotta olimpica, le prese esistono. Pertanto noi iniziamo da questo tipo di presa. Da qui, nell'Iwama Ryu, come Kion, come Kata, si inizia in questa maniera. Io avanzo colpendo il viso dell'altro e faccio quello che nel Daito Ryu viene chiamato Aikage, nell'Iwama Ryu viene chiamato Kokkyu, ok? Questo nell'Aikido in generale in realtà. Quindi da questa fase entro, ok? Da qui posso andarlo a afferrare, ve lo consiglio, oppure afferrare il Sodeguchi, oppure afferrare direttamente anche io il Katate, ok? Da questa presa qua creo una distanza, il mio piede va al centro dell'ombra del suo baricentro, che deve essere come un triangolo, come per il judo, il piede si deve porre qui in mezzo al cerchio,
Pertanto, quando io vado a prendere, il mio piede deve stare nel cerchio. Una volta essendo nel cerchio, farò un tenkan con la gamba, il braccio deve passare sopra la mia testa, devo abbassarmi al punto tale che di arrivare a questa direzione. Ora Alberto afferrerà la mia cosa, il mio Keikogi, e da qui proietterò. Ok? Quindi il Koshinage nasce dal fatto che io proietto sul Koshi senza caricare. È come se attraversasse, però non deve andare come un Ukikoshi del judo, scavalcare di lato. Deve caricare, ma nel contempo deve essere talmente leggero che riesco a proiettarlo. Cosa che importa, una fase importante, ora non ti proietto Alberto, è qua. Il mio braccio deve guardare lì. E le gambe devono essere a T su di lui, così che lo posso prendere interamente. Per quanto concerne il Daitoryu invece, lui attacca in Yokomenuchi e qui assorbo. La differenza sta nel fatto che nell'Aikido, quando assorbo, tendenzialmente assorbo andando avanti. Nel Daito, essendo sempre un'idea in cui sono molto stretto, l'attimo in cui lui attacca io assorbo. Da qui entro in una sorta di quello che noi chiamiamo yonkyo, ok? Però yonkyo è un termine iwamistico. Qui lo chiamiamo gassho, ok? Dal gassho io qui lo riaprirò e ricreo la stessa situazione. Solo che nel caso del Daitoryu lo alzo e poi lo butto dietro. Ok? Quindi per farlo vedere, Alberto non era pronto a questa, mi attacca, qui assorbo, gassho, apro il braccio, nell'aprire il braccio entro come se volessi colpirlo, ok? Nell'entrare giro praticamente qua, lo alzo e invece di proiettarlo qua, lo proietto indietro e mi posiziono. Ok? Spero che il video, seppur breve, sia stato interessante, perché troppo lungo sarebbe troppo noioso. Per i dettagli magari venite al seminario. Vi invito a venire perché è un caso più unico che raro. Scandicci, vicino a Firenze, il 23 giugno. Io ho già i biglietti aerei, andata e ritorno. Ho già preso l'albergo, quindi devo soltanto andarci. Spero che siate in tanti perché i gruppi degli altri maestri saranno numerosi, io non posso portare tutti i miei allievi, quindi spero vivamente che ci siate voi a rappresentare l'amicizia nei miei riguardi verso questi maestri che sono Nicola Rossi Sensei, Simone Ciardini Sensei, l'organizzatore, e ovviamente Michele Giacconi Sensei. Ok? Grazie ancora, ringrazio Alberto e ringrazio Stefano. A te posso dire il cognome, Cadeddu, che sta dietro di me, che è uno dei miei migliori allievi, e ringrazio tutti voi. Domo arigato gozaimashita.